Eccomi di nuovo, sono qui a sempre a parlare di Alzheimer, sempre a parlare di come prevenire l'Alzheimer. Un esame dell'occhio permette di rilevare i primi segnali di malattia. Questo ce lo dice una ricerca effettuata con l'angiotomografia, coerenza ottica, un esame molto raffinato che si fa della retina. E secondo questo studio che è appena stato pubblicato su Ophthalmology Retina, i piccoli vasi sanguigni della retina sembrerebbero alterati nei pazienti con la malattia neurodegenerativa ancora prima che l'Alzheimer manifesti i problemi di memoria, quindi manifesti quella che è la clinica positiva del disturbo. È stato effettuato questo studio in 39 pazienti con Alzheimer, 37 con pre-Alzheimer o mild cognitive impairment e 133 persone cognitivamente sane. La differenza era significativa, cioè nelle persone con demenza i piccoli vasi della retina erano già alterati. Questo perché? Perché la retina è una propensione, è una propagazione, è una parte, diciamo, del tessuto nervoso del nostro cervello e quindi andare a studiare un aspetto molto esterno, qual è la retina, che è possibile vederla proprio veramente con un esame di questo tipo, si può andare a fare una previsione di quella che sarà la patologia del sistema nervoso centrale, cioè del nostro cervello. Curare quindi i nostri vasi permette di prevenire e di lavorare sulla prevenzione anche di malattie neurodegenerative. Quindi la vascolarizzazione della retina ci permette di capire chi potrà soffrire di Alzheimer ancora prima del disturbo clinico. Quindi controlla la tua vista, vai dall'oftalmologo e fai in modo di poter curare bene i vasi della tua retina e del tuo cervello. Ciao, buona settimana a tutti, ciao!